La parabola della pecorella smarrita, che leggiamo in Matteo, non solo descrive la figura di Gesù buon pastore, ma parla anche del modo con cui un uomo deve comportarsi con il proprio fratello e perdonarlo se pecca e si ravvede. Il pastore non è più Gesù, ma è il credente, che non solo non deve scandalizzare un altro credente, ma deve andare alla sua ricerca. Considerato che in Matteo il peccatore è uno di questi piccoli, e i piccoli identificano i cristiani, è il credente che deve andare alla ricerca del fratello che si è perduto, che ha peccato, e deve farlo con amore, con costanza e con sacrificio, proprio come il pastore che a sera, benché stanco, si rimette in cammino alla ricerca di una pecora smarritasi. Ecco l'atteggiamento che deve ispirare la nostra azione comunitaria, parrocchiale e anche personale. Recuperare il fratello perché, come dice Papa Francesco, non ci sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno ritrovate. È illuminante la conclusione della lettera di Giacomo. Fratelli, se qualcuno di voi si svia dalla verità e un altro ve lo riconduce, sappiate che chi ritrae un peccatore dal suo traviamento salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. La parola che oggi ci regala il Vangelo è soccorrere l'altro.